Sindaco, a proposito di campagna elettorale, ieri Fico ha detto che per il prossimo sindaco di Napoli non bisogna imporre nomi e fare diktat. Cosa ne pensa? Ma sono assolutamente d'accordo, i nomi non si impongono. I nomi servono per chi ci crede a lanciare una campagna elettorale, un programma, una squadra. Credo ovviamente si riferisse appunto ai campi a cui lui appartiene come maggioranza parlamentare, quindi che devo dire? Noi la settimana prossima lanceremo un programma per la città, una squadra, un manifesto, una candidatura che non imponiamo ma che scegliamo per un confronto democratico con chi ci vuole stare, ma soprattutto con la gente di Napoli che merita attenzione in questo momento più che chiacchiere, che merita l'impegno. È il motivo per cui non mi sono candidato alle regionali, perché viviamo un momento storico drammatico, con pieno di problemi, come abbiamo detto anche adesso. Quindi c'è da costruire un percorso, una strada molto difficile che tenga insieme continuità amministrativa, impegno quotidiano, miglioramento dei servizi, una campagna elettorale che, come vedete, anche da stamattina è cominciata, non è che non finisce mai. Questa adesso è cominciata la vera campagna elettorale, i giornali non erano una campagna elettorale, questa è la vera campagna elettorale, quindi sarà quei motivi che in genere mi sono più congeniali. Questa volta non farò il giocatore e farò l'allenatore, ma per vincere. E c'è chi dice che Fico parla già da prossimo candidato, come vedrebbe una sua candidatura? No, non lo so, no. Lo chiedo a Fico questo, a me mi pare che faccia il presidente della Camera. Ieri siamo stati anche insieme a una trasmissione importante in cui si parlava di Giancarlo Siani ed era una bella fotografia di un paese unito su un tema così importante che riguarda anche il mestiere, soprattutto il mestiere che fate voi, quindi non so se Fico abbia nell'animo di fare il sindaco di Napoli. Immagino che i candidati saranno tanti, ecco, questo mi par di capire, anche nel PD sono tanti quelli che si propongono, vedo che De Luca dice no PD 5 Stelle, quindi è un bel campionato, sono molto contento di poterlo questa volta giocare come allenatore. E dal prossimo 2021 anche il futuro sindaco di Napoli, della città metropolitana, avrà un'importante sfida, quella del Recovery Fund. Beh, quella la cominciamo ad affrontare noi la sfida, perché i progetti li abbiamo presentati noi, i progetti verranno approvati da questo sindaco metropolitano che sta parlando, oltre che sindaco di Napoli, le prime risorse le vedremo noi, quindi le fondamenta le metteremo noi, fondamenta fatte su progetti nell'interesse delle comunità, sui beni comuni, per l'ambiente, le infrastrutture, lo sviluppo, la lotta alle disuguaglianze, e poi questi soldi dovranno essere gestiti con mani pulite. Ed è per questo che noi ci ricandidiamo a guidare la città di Napoli, la città metropolitana, per evitare che ci sia una nuova stagione, parlando come ispirandomi a un grande maestro come Francesco Rosi, che ci siano nuovamente mani sulla città, che ci siano personaggi famelici, che ci siano impresentabili, che ci siano persone che hanno investito non so quanti soldi a queste regionali e poi sono rimasti un po' delusi. Quindi noi metteremo in campo una squadra comunque fatta di donne e uomini, soprattutto giovani, competenti, con passione, amore di Napoli e mani pulite, perché non potremmo rivivere la stagione del terremoto dell'80, di cui si è parlato anche ieri Prosi e Giancarlo Siani, o dei mondiali del 90. Ecco perché sarà una sfida molto delicata, in cui c'è il rischio di un tentativo di consolidamento attraverso la spesa pubblica tra mafia, in questo caso camorra, e politica.